Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscoli a Vita. Oggi volevo fare un video sul carb cycling. Ho ricevuto tantissime domande, forse una delle domande che ricevo più spesso: ah, vorrei bruciare un po' più di grasso, posso fare il carb cycling? Me lo consigli? Mi puoi impostare un carb cycling? E quindi ho deciso di fare questo video per farvi capire una volta per tutta la verità sul carb cycling. Il carb cycling in un nocciolo non brucia più grassi di una dieta normale, lineare, a carboidrati normale. Aspettate che chiudo qua la finestra, che se no è un casino. Dicevo, il carb cycling non brucia più grassi di una dieta normale con i carboidrati lineari a parità di calorie, non brucia più grassi. Per bruciare i grassi, sapete, dovete essere in un deficit calorico, e il carb cycling è semplicemente una tecnica non per aumentare il deficit calorico, bensì per manipolare i carboidrati, l'introito di carboidrati durante la settimana. Il carb cycling tipico è quello dove fai due giornate di bassi carbo, seguite poi da due o tre giornate di medio carbo, seguite poi da due ultime giornate di alti carboidrati, e si continua così per ogni settimana. Quindi il carb cycling è praticamente un metodo in cui durante ogni singolo giorno mantieni proteine e grassi invariati, quindi costanti, e manipoli solamente i carboidrati. Magari il giorno di carboidrati bassi consumi 100 grammi di carboidrati, i carboidrati medi ne consumi 200, i carboidrati alti ne consumi 300. Questo è il carb cycling tipico. Esistono anche altri diversi tipi di carb cycling, ad esempio, come si chiama in inglese, weekend warrior, ovvero che magari durante la settimana abbassi i carboidrati per i 5 giorni perché magari, che ne so, stai al lavoro, non pensi tanto al cibo, non hai troppa fame, e quindi abbassi i carboidrati per poi permetterti di aumentare i carboidrati nel weekend. Questo ti permette magari di uscire, farti una pizza, una pasta con gli amici, ti dà un po' più di flessibilità il weekend, e questo è un altro tipo di carb cycling. Un altro tipo ancora di carb cycling, se mantieni grassi e proteine invariate, è quello che mi dite molti voi: ah, non è che posso mantenere i carboidrati un po' più alti nelle giornate on, nelle giornate in cui mi alleno, e i carboidrati bassi nelle giornate off, nelle giornate in cui non mi alleno e mi riposo. Questo ovviamente con un'idea che i carboidrati più alti nelle giornate in cui alla fine distruggete il muscolo in palestra, colpite il muscolo, stimolate il muscolo a crescere, volete consumare un po' più di carboidrati sia per avere più intensità in palestra che magari psicologicamente vi sentite che avete fatto uno sforzo e il vostro corpo vuole un po' più di carboidrati. Quindi questi tre sono tutti metodi di carb cycling, e volevo mettere questo in chiaro prima di tutto. Allora, ora passiamo al fatto. Allora, il carb cycling brucia più grassi di una dieta lineare di carboidrati? No, perché se voi fate i calcoli, se le proteine e i grassi rimangono uguali ogni singolo giorno e manipoli solamente i carboidrati, sarebbe esattamente uguale se tu tenessi un introito di carboidrati lineare che magari è una media. Prova a spiegarmi meglio. Un esempio: se io consumassi ogni giorno 2500 calorie, nell'arco della settimana ho consumato 17500 calorie, metti che con una dieta lineare di carboidrati il mio introito è di 300 grammi di carboidrati al giorno, questo equivarrebbe a 175 grammi di carboidrati nei giorni bassi, 300 grammi di carboidrati nei giorni medi e 425 grammi di carboidrati nei giorni alti. Quindi alla fine l'introito calorico totale e di carboidrati nell'arco della settimana sarebbe esattamente uguale, le calorie sarebbero uguali, sia se siete in fase di surplus che se siete in deficit calorico, perderete o metterete su lo stesso quantità di peso che se stesse facendo un approccio lineare. Allora, che cosa consiglio io? Per te qual è la cosa migliore? Che vuoi fare? Un carb cycling, non un carb cycling? Se ti ho fatto capire che a parità di caloria, a parità di deficit, perdi, bruci la stessa quantità di grassi di un approccio normale, da qui che rientra appunto il lifestyle, ovvero che cos'è la cosa migliore per te proprio come individuo. Ad esempio, io che vado al lavoro, mi alzo veramente presto la mattina, ho tantissimo da fare perché comunque vado al lavoro, se no sto studiando, se no sto rispondendo ai vostri commenti, se no sto in palestra, se no provo a stare con la ragazza, sono sempre in movimento. Io, se devo in più mettermi lo stress di oddio, oggi non posso mangiare, oggi devo mangiare 100 carboidrati, domani 300, oddio che mangio, che faccio? Facendo semplicemente un introito lineare di carboidrati mi toglie completamente lo stress, anche perché sono abituato, il mio corpo è abituato a ricevere un certo numero di carboidrati e io glielo do costante giorno per giorno. Mi aiuta psicologicamente a non dover pensare ogni giorno: ok, oggi cosa mangio, quale giorno è, che carboidrati, e quindi mi evita di avere questo stress, e per me nel mio lifestyle, nel mio stile di vita è perfetto, mi va benissimo, mi sento bene anche ad avere carboidrati alti nei giorni off. Mi piace un sacco. Magari per alcuni di voi invece è il contrario. Voi magari volete sempre uscire, che ne so, lavorate in serata, lavorate in discoteca, vi piace uscire con gli amici al ristorante il weekend, uscite, andate dalla nonna la domenica pomeriggio, magari sarebbe intelligente
magari abbassare i carboidrati durante la settimana che magari andate a lavorare o state studiando e non dovete mangiare così tanto perché il tempo passa e non ve ne rendete nemmeno conto, quindi magari tenere i carboidrati un po' più bassi durante la settimana per poi, una volta che andate dalla nonna il weekend, la domenica, potete sfondarvi di tutto il cibo che vi dà, perché potete fare così, in questo modo. Altrimenti, terzo modo è giorni on un po' più alti di carboidrati, giorni off un po' più bassi di carboidrati. Questo pure aiuterebbe tanti di voi che magari vi sentono psicologicamente che nel giorno di sforzo vogliono consumare più carboidrati, mentre i giorni off pensano che il corpo non ne ha bisogno e quindi vogliono consumare meno carboidrati. Questo è il carb cycling in un nocciolo, non brucia più grassi, è semplicemente un metodo in cui tenete proteine e grassi costanti, lineari, ogni singolo giorno, mentre variate i carboidrati a seconda di una certa cosa nella vostra vita. Quindi lo potete fare nel modo tradizionale, oppure nel modo del weekend warriors, oppure giorni on più alti, giorni off più bassi, eccetera eccetera. Mi ripeto, questo nocciolo, se avete domande lasciatemi nei commenti. Se siete ancora qua vi ringrazio veramente tantissimo, tu specialmente ti ringrazio. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, buttaci un like, iscriviti al canale, aiutatemi a crescere questo canale, che secondo me possiamo avere un ottimo impatto tutto insieme su questa industria fitness qua in Italia. Detto questo, ti ringrazio ancora una volta, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!